La spensieratezza va stroncata alla nascita. Ci arriva una televisione da carattere artistico e teatrale. Siamo qui con un nostro vero idolo, cioè Antonio Rezza, che insieme a Fabio Mastrella tutti ben conosciamo. Iniziamo con le domande, dobbiamo far veloci. Allora, ci sono sempre bambini nel tuo spettacolo, tra cui anche mia figlia che si è divertita un mondo, ho portato anche mia mamma che ha 82 anni, cioè eravamo veramente ogni generazione. E quindi fai uno spettacolo veramente aperto a tutti, che è forse la chiave del vostro successo. Qual è il segreto di questa trasversalità di ogni età? Beh, è il tratto distintivo di quello che facciamo, perché non abbiamo un pubblico nostro, abbiamo un pubblico nostro che si è accumulato nel tempo, che però si apre sempre e si svecchia sempre di più, perché se il pubblico nostro, se avessimo solo il pubblico di quando abbiamo iniziato, avremmo poco pubblico nei prossimi 30 anni, perché inevitabilmente qualcuno del pubblico verrebbe a mancare. Però siccome questo pubblico porta i giovani, porta anche i bambini, il nostro pubblico rimarrà sempre più giovane di noi. Questo ci dà possibilità di guadagno maggiori. E come si fa a piacere dagli 11 agli 82 anni? Come si dice quei giochi, dai 9 ai 99 anni? Come si fa? È difficile. Beh, bisogna fare qualcosa che risvegli l'energia e la curiosità, ma senza farlo apposta. Cioè, ognuno è quello che è, insomma, quello che fa è frutto di quello che è. E non bisogna prevedere quello che il pubblico si aspetta, è solo così. Il pubblico si stupisce, cioè lo stupore, l'organismo è fatto per lo stupore. No, però c'è anche l'elemento principale, poi quello che vedono, perché è un corpo all'interno di uno spazio che è uno spazio d'arte contemporanea, non da teatro. Quindi portare l'arte contemporanea in teatro, a chi spesso non va a teatro, perché molto nostro pubblico non va a teatro, viene a vedere solo le cose che facciamo noi, molto nostro pubblico. Significa portare sempre a più gente non il teatro, ma l'arte contemporanea, che è la cosa più importante, no? Tu lavori molto sui sensi. Sì, lavoro sull'energia, insomma, che è il vero sesto senso dell'uomo, insomma, che mette in mondo gli altri. Lavoro sul corpo mio, che però poi diventa anche il corpo di chi vede, non è soltanto il corpo di chi fa, perché la gente si muove sulla sedia, insomma, non stanno fermi mentre vedono uno spettacolo. Il rapporto col pubblico com'è? Appunto, è uno scambio di energia, è imprescindibile da quello che facciamo, non esisterebbe quello che facciamo senza il pubblico, non esiste già alla nascita, insomma. Però, senza il pubblico non nascono proprio gli spettacoli. Però costruendo uno spettacolo non stai a pensare al pubblico. Ma no, ci mancherebbe. Però noi dall'inizio organizziamo delle prove aperte al pubblico, già dopo un mese di gestazione, quindi quando lo spettacolo non c'è, il pubblico viene a vedere una cosa che non esiste, però mette in moto lo spazio di Flavia, mette in moto il mio corpo, e grazie a queste prove poi nasce lo spettacolo, ma non prevedendo, cioè, è un ritmo, si capisce qual è il ritmo, non qual è, come posso dire, non si capisce quello che il pubblico vorrebbe vedere, non lavoriamo così, cioè, noi andiamo alla ricerca della musicalità. Dell'arte? Sì, ma senza consapevolezza, insomma, altrimenti saremmo più prevedibili. E visto che parlavamo di bambini, la famiglia entra molto nel tuo spettacolo. E che significato dai alla famiglia? È l'anticamera dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico, la famiglia. Questo è quello che penso della famiglia. La negazione dell'individualismo è anche clientelare da un punto di vista religioso, insomma, chi crede si rivolge a Dio per le persone che ha vicino, quindi anche la preghiera è un'anticamera di delinquere. È tutto a delinquere ciò che è forzato. Sei un attore, performance, regista, scrittore, poeta, comico, artista, funambolo, fai tutto nel tuo campo. Quale definizione preferisci e quale preferisci fare? Performer è la migliore, perché è quella più meno usata, insomma. E questo te lo chiederanno tutti, che cos'è un performer? È un corpo che si muove quando vuole, senza riscaldamento. Senza copione? Senza stato d'animo, insomma. Senza farsi da servo. Poi regista non sono. Non siamo registi perché non facciamo regia. Cioè? Scrittore. Come non fai? Cioè, non è regia quella che facciamo, appunto. È più, torno a dire, più vicino alla musica. Anche i movimenti di Ivan. Cioè, certi glieli diamo noi, certi se li trova lui.
Quindi quando nei vostri film ritroviamo alla fine regia di Flavia Mastrelli? No, regia non c'è quasi mai però. Non c'è mai scritto? Noi, tranne i miei Scoriandoli, un film istituzionale dove serviva proprio a livello burocratico. La regia mi sembra che raramente abbiamo scritto regia, è sempre di Flavia Mastrelli e Antonio Rezza, che comprende tutte le voci poi. Poi Scoriandoli aveva un cast... incredibile, cast hollywoodiano veramente, cioè, una roba. E sempre proseguendo, cinema, teatro, video, performance, TV, stampa, web, hai calcato tutti i mezzi dello spettacolo, della comunicazione. Qual è il mezzo che ti è più congeniale? Adesso il teatro, perché il corpo invecchia, quindi mi sento più di stancarmi qui. Abbiamo scelto il teatro per questa fase, anche se giriamo sempre film, facciamo sempre quando è possibile la televisione, però con l'infermità continueremo a fare il cinema, con le prime ischemie metteremo a posto l'archivio, abbiamo tutto programmato, non c'è tempo da perdere. Che vuoi adesso, visto che sei a Mary Poppins, che è presente Mary Poppins? Ha fatto la puntata. Ti guardavi strano. È sorprendente il potere di come la televisione arrivi più velocemente di qualsiasi altro mezzo, no? Cioè è ovvio, ma è sorprendente sempre. Lo sappiamo, lo sa soprattutto. Quindi cioè ogni volta che ci hanno chiamato, come è successo adesso con Neri Marco Re, per fare delle cose che noi facciamo anche in teatro, noi abbiamo sempre accettato, perché non siamo razzisti verso la televisione. L'importante è sentirsi a proprio agio quando si fa qualcosa per televisione. E qual è il più facile e il più difficile di tutti questi mezzi di comunicazione che usi? No, la televisione è sicuramente più difficile perché prevede un impatto secco sul numero che fai, quindi non prevede un riscaldamento che dà poi più forma a quello che fai. Sicuramente il mezzo più, anche il cinema, se non è performativo, è difficile, nel senso che non capisco spesso come fanno gli attori a essere così... non così veloci, cioè entrare in uno stato d'animo in quel modo. Penso che la televisione sia abbastanza complicata, almeno per come io muovo il corpo, però poi resta lo stesso impressa per chi la vede, perché è sempre qualcosa che, diciamo, di particolare, insomma, e quindi rimane impressa anche a chi sta a casa. Ogni volta che l'abbiamo fatta è successo questo, insomma. Anche se le tue cose sono strane in televisione. Beh, sono strane, però hanno una... cioè, se dobbiamo stare a quello che dicono, che dice chi vede le cose che facciamo per televisione, lasciano lo stesso un segno, perché sono sempre diverse. Quindi noi scegliamo le cose per televisione che possono essere più semplici da rappresentare, anche a livello visivo. Certo. Possiamo fare, ne so, la corsa del capriolo di 714, oppure altre cose... complicate, sia a livello di contenuto poi che di... cioè non andiamo in televisione a fare sacrilegio, insomma, per ottenere una facile pubblicità, poi porterebbe a una censura falsamente occulta. Cioè per televisione ci vai, tanto abbiamo talmente tanto materiale che possiamo andare per televisione anche facendo cose che non... cioè lo scandalo per televisione non è uno scandalo, è una previsione di gloria. Cioè? Cioè andare per televisione e farsi censurare certe volte avviene anche apposta, insomma, per avere poi dei benefici che sono dati da questa certo, poi la notorietà che dà la censura. I giornalisti non aspettano altro, per certo, cui quindi bisogna andare per televisione con quello che la televisione può accettare, normale. E il più facile invece tra cinema? Il più facile non esiste, perché è tutto difficile, cioè, senza il talento, senza sacrificio, senza disciplina non è niente, cioè è talento, insomma. Vediamo nel calcio, no? Ci sono esempi clamorosi di gente che... E tu giochi a calcio? Sì, giocavo, adesso gioco per mantenermi in forma. Sì. Lo scatto non è più quello di una volta. Il mezzo è il messaggio, come dice il famoso Pippone di McLuhan, sei d'accordo con questo? Nessun messaggio, noi non diamo nessun messaggio, se non il colore e le forme di Flavia e la mia energia, che non sono decifrabili. Non crediamo nel messaggio, nell'arte disciplinata, nell'impegno civile, nel teatro sociale. Non crediamo in questo perché facciamo altro. Quindi nessun messaggio. Cioè.
Quindi non c'è differenza tra un cinema e la TV da questo punto di vista. No, noi, io dico, parlo di quello che facciamo noi. Cioè poi certo. Ognuno fa quello che sa fare, insomma. Non risolviamo quesiti, creiamo problemi, quindi chi viene non se ne va con la soluzione in tasca, per fortuna. Questo è il riscaldamento. Sì. Come i veri atleti. Come i veri atleti. Per fare quel tipo di sforzo, se non c'è il riscaldamento. Che bambino eri? Eri strano, normale? Ma no, come tanti bambini, come dico sempre, nessuno è diventato grande perché è stato piccolo. Quindi nessuna eccellenza è stata tale, che ne so, perché da piccolo. Forse da quello che si dice, insomma, Mozart già suonava, sicuramente c'è una precocità. Ma poi io non è che creda molto nella precocità. Io credo nelle cose che avvengono. Io credo molto nella durata, tra l'altro, nella durata dello stato di grazia. E puoi iniziare anche benissimo a 20 anni senza essere così diversi da piccoli, tanto da piccoli poi non si è tanto diversi. Fanno tutti le stesse cose i bambini, anche gli adulti, però i bambini in modo più elementare. E com'è che hai iniziato questa carriera? Così, cioè non saprei perché. Diciamo che inizia quando incontro Flavia, il vero divertimento, insomma. Beh. Perché non c'era uno spazio, cioè lei ha sempre creato spazi per il mio corpo, quindi ogni volta è uno spazio diverso. Inizia lì, ho cominciato a capire che c'era qualche cosa, che avevamo qualche cosa in più, no? A livello di curiosità. Cioè prima dell'incontro con Flavia non hai fatto teatro? Beh, avevo 20 anni, insomma, ho fatto il liceo, ho cominciato a fare l'università e avevo fatto una scuola che mi ha insegnato di 10 mesi a Nettuno, ad Anzio, che mi ha insegnato quello che non dovevo fare, cioè la recitazione impostata, queste cose. Poi ho fatto 2 spettacoli con Mauro Fratini, che è un mio amico con il quale lavoravamo insieme allora. E poi è iniziata questa perdizione, insomma, in modo ossessivo. Quindi hai iniziato dal primo spettacolo a essere così all'avanguardia, sperimentale, da subito? Non lo so, perché non credo nella sperimentazione, nemmeno nell'avanguardia. Io penso che esista una profonda retroguardia che, per non sentirsi dietro, preferisce dire che sono gli altri che stanno avanti. Io non credo nell'avanguardia, insomma. Se dovessi spiegare a qualcuno che non lo conosce il tuo teatro, cosa... Ma è il nostro teatro, perché io non sì, posso... Sì, il vostro teatro. Non posso prendermi che la metà del merito. È un movimento, un flusso energetico di energia che passa dallo spazio al corpo al pubblico, quindi non, solo così potrei spiegarlo. È qualcosa che non esiste, qualcosa che fino a prova contraria non c'è e non è stato mai fatto, insomma. Non è per presunzione, se esistono le prove che c'è qualcosa del genere, parlasse. I tuoi ti hanno sostenuto con queste scelte? I miei... Già il fatto che sono i miei, diciamo, è un problema di possesso. Quindi, e io sono il loro. Quindi abbiamo una comunicazione che... Ecco, è l'unica famiglia che riconosco, quella che non mi sono scelto. Perché è capitata così, insomma. Credo soltanto in una famiglia, quella che non mi sono scelto. Che è quella dove sono capitato, insomma. Quindi sono tante? Una. Quella. Ognuno deve credere in quella che non voleva. Cioè, non voleva perché non sapeva, non perché non volesse. Non sapeva che sarebbe capitato lì, insomma. Quindi devi crederci per forza. Ho sentito la Bignardi che vai a mangiare sempre dalla mamma. È ancora così? Beh, sì, spesso sì. Sì, sì. Riscopro niente, quindi mi diverto. E sei fidanzato? Ah, ma questa è vero, io non rispondo alle domande sulla vita privata, però. Alla Bignardi è no, risposto, no, perché, però. Beh, che c'entra? Non ne rispondo più. E, nel tempo libero cosa fai? Tempo libero che non c'è, nel pochissimo tempo libero che quasi non c'è più, gioco un po' con Giordano. Chi è? Che è un bambino. Sto con Stefania, che è la mamma di Giordano. E quanti anni? Giordano è mio, quindi ti ho risposto.
già 4 anni. Cioè gioco un po', ma poco, insomma. Però ecco, gioco. Ma gioco sempre, insomma. La spensieratezza va stroncata alla nascita.